vi enunciamo il risultato che io conosco sotto il nome di lemma di Schur, però non è quello che trovate, se andate su Wikipedia e trovate lemma di Schur, trovate un'altra cosa. Sia a lo enuncio per le matrici reali, poi lo vedremo anche per le matrici a entrate complesse. Una matrice R n per n qualunque, però tali che gli automatori di A nel senso delle radici del polinomio caratteristico siano in R, siano reali. Allora esiste una matrice N appartenente a R n per n, tale che n trasposto n è uguale a identità, quindi è una matrice, come si chiama? No, non è invertita, basta, è più che invertita. Or? Ortogonale. La trasposta coincide con lì? Ah, la T mi pare l'avevo messa a sinistra, o mi sbaglio? Sì, a sinistra. Ok? E vale, che vale questo, e poi trasposto di n a n è uguale a chiamiamola C, dove C è una matrice triangolare, C appartenente a R, N per N, triangolare su questo. Non è neanche tanto difficile da dimostrare questo risultato. Però vedremo che avrà una portata enorme. Quindi ci tramite questo lemma riusciremo a ottenere quello che va sotto il nome di teorema spettrale, così come vari altri risultati, senza quasi faticare. Allora, la dimostrazione. Allora, sia lambda 1 un autovalore di A, lambda 1 vi ripeto appartiene a R, e sia V con 1 appartenente a Rn un autovettore, diciamo diverso dal vettore nullo, tale che A V con 1 è uguale a lambda 1 V con 1. Si completi l'insieme che contiene il solo V con 1 ha una base B uguale V con 1 V con N ortogonale. Sì, una base ortogonale, diciamo ortonormale. BRN. Oh, è chiaro a tutti che si può fare questo? Come faccio? Io ho V con 1, voglio ottenere una base ortonormale di RN.
Ah beh, per avere una base qualunque non è difficile. Abbiamo dimostrato c'è il teorema del completamento, comincia a scegliere un po' di vettori. Basta che li scegli a caso e con probabilità 1 ottieni vettori indipendenti, ma comunque, anche facendo un po' di tentativi, dopo un po' ottieni una base. Chiaro? E quando hai ottenuto una base qualunque, cosa puoi fare? Gram-Schmidt la fai diventare ortogonale. V con 1 rimane inalterato. Una volta che l'hai ortogonalizzata, dividi per la norma ogni vettore e diventa ortonormale. Allora, noi avevamo, tiro una linea perché così lo spazio che rimane lo riesco a sfruttare meglio. Noi avevamo un diagramma commutativo Φ, qui avevamo un vettore U appartenente a Rn, qua c'era la base canonica, base, ci metto can per dire base canonica, e c'era le coordinate x. Poi sotto ci mettevo la matrice A, moltiplicavo, e qua c'era Φ di U. Sempre qua mettevo la base canonica. Nel senso che A ce l'ho veramente. Φ è definito da questo diagramma, cioè c'è un'unica applicazione da Rn a Rn lineare che rende commutativo questo diagramma. Questa è più o meno una tautologia, perché rispetto alla base canonica le coordinate di U, se le coordinate di U sono x, chi è U? U è il vettore che ha per coordinate x con 1, x con 2, x con n. Presto che è una tautologia, però formalmente non lo è. Qua U sarà, x sarà uguale a somma per i che va da 1 a n di x con i per i vettori della base canonica e con i. Vi ricordo che i vettori della base canonica sono e con i è quello che sarà tutti 0 e 1 a posto. Ok? Allora, cambiamo base. Prendiamo la stessa applicazione Φ, che a U appartiene a Rn, mi fa corrispondere Φ di U, che appartiene a Rn. Cambiamo base e mettiamoci la base B, cioè la base che abbiamo costruito. Quindi stavolta le coordinate saranno x'. Cosa ci devo mettere qua? Qua ci devo mettere trasposta, e la trasposta è meglio se me la facciamo usare con la T minuscola o sempre con la T maiuscola. Meglio con la T minuscola. Trasposta di N1 a N1 x'. E queste saranno le coordinate y'. Corrispondenti sempre nella base B a Φ di U. Questo perché? Questo perché? In verità io là cosa ci devo mettere? Quando faccio cambio base, chi è N1? N1 è la matrice di passaggio dalla base canonica alla base B che abbiamo scritto. Ok? Se vi ricordate, quando io cambio base, qua ci devo mettere N1, la matrice di passaggio a meno 1 per A per N1. Ok? Ma in realtà, siccome, siccome la base com'è? È ortonormale. Una base ortonormale è fatta, i vettori di una base ortonormale, quando mi vado a mettere una matrice o per righe, per colonne, sono, costituiscono una matrice ortogonale. Allora, l'inversa, la matrice ortogonale, coincide con la trasposta, quindi o scrivo qua n1 a meno 1, o scrivo trasposta di n1
È esattamente la stessa cosa. Andiamo a vedere come è fatta questa matrice qua. Come è fatta questa matrice qua, dopo che ho fatto questo primo cambiamento di base. Allora io dico che trasposta di N1 a N1 è fatta così. Qui ci viene lambda 1, qui ci viene un vettore che chiamerò trasposto di B. Qua ci vengono tutti zeri e qua ci viene una matrice che chiamerò A tilde. A tilde non è la matrice A, oh no, chiamiamola B, perché abbiamo il vettore sovrannominato B piccolo, questa chiamiamola B grande. B grande dico che è una matrice n-1 per n-1, e questa è la prima colonna e questa è la prima linea. Dico questa cosa qui, ovviamente la devo dimostrare. Beh, questo segue dall'osservazione che phi di V1, chi era? Era lambda 1 V1. Allora, quando io scrivo A V1, scrivo le coordinate di V1, non scrivo V1 in realtà, no? Questo piccolo abuso di notazione me l'avete sempre consentito. Quando siamo rispetto alla base canonica, io scrivo A V1, qua ci sono le coordinate per colonna di V1. Allora, se io prendo V1 qua, qui ci metto le coordinate, qua moltiplico per A, cosa mi viene? A V1, che so che è lambda 1 V1, quindi da quest'altra parte phi di V1 deve essere lambda 1 V1, è chiaro? Rispetto alla base canonica. Ma questo vale rispetto a qualunque base, perché la phi non è più dipendente dalla base, no? Se io quando dico phi di V1 uguale a lambda 1 V1, questo vale rispetto a qualunque base. E allora nella nuova base chi è V1? V1 è diventato il primo vettore della base, quindi nella matrice che rappresenta quindi le coordinate rispetto a B di phi di V1 sono lambda 1 e tutti 0. V1 in partenza ha stavolta le coordinate 1, 0, 0, 0, 0, perché è il primo vettore della base, quindi V1 si scrive V1 più basta. Esiste una unica, quando ho una base, l'espressione è come combinazione lineare, ovviamente la base è unica, quindi V1 è uguale a V1 più 0V2 più 0V3, quindi le coordinate in partenza sono 1, 0, 0, 0. Le coordinate in arrivo qualcosa sono? In arrivo il vettore è lambda 1, V1, e quindi le coordinate in arrivo sono lambda 1, 0, 0, 0. Quindi è esattamente quello che ho scritto qui sotto. Poi, qua ci sta quello che viene, non lo so cosa viene, tuttavia ci dà un nome,
no? Quella si chiama avanti. Allora io faccio differenze. Siccome questa colonna, questo pezzo di colonna già lo so che è tutto nullo, questa matrice quadrata qua la chiamo B grande, e questo pezzo che avanza qui, che è una riga, un pezzo di riga n-1 lungo n-1, lo chiamo trasposto di B. Trasposto perché i vettori siamo sempre, ormai abbiamo preso l'abitudine di metterli sempre per colore. Bene, allora io cosa so? Poiché secondo voi adesso come continua? Per induzione. Poiché B è una, allora B, no, poiché lo diciamo dopo. B è una matrice quadrata n-1 dimensionale, diciamo con n-1 lì. Essendo quadrata anche n-1 colore. Poi, inoltre, il polinomio caratteristico di A, chi era? Il determinante di A meno lambda I. Noi abbiamo visto che quando cambiamo base il polinomio caratteristico non cambia. Quindi questo è uguale al determinante di trasposto di N1 a N1 meno lambda I. Ma questo è uguale, se andate a scrivere meno lambda i sulla diagonale, andate a sviluppare il determinante secondo la prima colonna, viene esattamente L1 meno lambda, scusate, lambda 1 meno lambda, per il determinante di B meno lambda i. No, se io metto qua, metto meno lambda sulla diagonale, qua mi viene B meno lambda i. Attenzione che questa i qua non è la stessa di qua, questa è la matrice identica n per n, questa è la matrice identica n-1 per n-1. Però è chiaro che quando vado a fare il determinante, mettete meno lambda sulla diagonale e fate il determinante sviluppando per la prima colonna, allora viene lambda 1 meno lambda e poi vengono tutti 0. Allora quando vado a sviluppare viene lambda 1 per, meno lambda per il determinante di quello che rimane, ma quello che rimane è b meno lambda i, e quindi viene lambda 1 meno lambda per il determinante di b meno lambda i. Quindi gli autovalori di B sono in N, perché gli autovalori di B, a parte lambda 1, chi sono? Sono tutti gli altri autovalori di A. Le soluzioni di queste equazioni, metto qua uguale a 0, no? Qua mi escono gli autovalori di A. Se metto questo uguale a 0, o mi esce lambda 1, che già lo conoscete, oppure mi esce un autovalore di B. Quindi gli autovalori di B chi sono? Sono tutti gli altri autovalori di A. Siccome gli autovalori di A stavano tutti in R, allora anche gli autovalori di B stanno tutti in R. Ci siamo? Quindi per induzione esiste una matrice che chiamo n tilde 2 n-1 per n-1, tale che la trasposta di n tilde 2 di n tilde 2 è triangolare superiore. Allora io voglio dimostrare per induzione che le matrici sono triangolabili in questo modo. Le matrici 1 per 1 sono triangolari superiori, quindi per quando la matrice è 1 per 1, questo è vero. In generale, se parto da n
una volta fatto questo primo cambiamento, so che quella matrice B la posso triangolarizzare se per induzione, ipotesi induttiva. Perché io adesso devo dimostrare solo che se la cosa è vera per n-1, è vera anche per n. In genere si dimostra che se è vera per n, è vera per n più 1. Noi siamo partiti da una dimensione n, quindi lo facciamo: se è vera per n-1, è vera anche per n. E va bene lo stesso, funziona lo stesso. Non è questo però il cambiamento. Ricordatevi, noi dobbiamo fare un cambiamento di base su Rn. Però il cambiamento di base qual è? Facile. Non solo E trasposta di N2 tilde N2 tilde è uguale identità N-1. Ovviamente questa è una matrice N-1 per N-1. Quindi ovviamente quella dovrà essere una matrice ortogonale, sempre per induzione. Adesso prendiamo sia N2, come fa? Prendiamo una matrice molto semplice. Prendiamo la matrice 1, 0, 0. Se volete faccio un po' più largo. N trasposto di N2. No, scusate, N2. Ok? Andiamo a vedere che succede quando moltiplico a sinistra e a destra per la sposta di questa matrice e per questa matrice. Mi serve, purtroppo non ce l'ho fatta a far entrare in due lavagne, mi serve un pochino di spazio. Cancello qua. Per fortuna c'era una linea già fatta che mi separa dal resto. Adesso dico, andiamo a calcolare. Lo scrivo, poi lo rimetto giù così si vede anche quello che c'era scritto prima. Tanto io me lo ricordo. Andiamo a calcolare trasposta di N2, trasposta di N1 a N1, N2. Allora questa è. Allora, trasposti N2 era 1, 0, 0, N2 di trasposto. Poi c'era, questo qua già l'avevamo calcolato e faceva lambda 1, trasposto di B, 0, di grado. Poi c'era di nuovo 1, 0, 0, n2. Perché ovviamente quando faccio la trasposizione questi 0 si scambiano con questi 0 qua, 1 rimane al suo posto, n2 tilde diventa trasposto in n2. Va bene? Non è difficile. Adesso andiamo a fare il prodotto di Verconi. Cominciamo da sinistra. Qua questo si scontra solo con la prima, gli zeri si scontrano con tutto ciò che sta sotto. Quando vado a fare la prima riga contro, diciamo, prodotto di riga per colonne con una qualunque colonna della matrice di destra, di questa matrice qua, l'uno si scontra soltanto con gli elementi della prima riga. Quindi che vuol dire? Che nel prodotto di sinistra qua rimane 1 e poi rimane trasposto di B piccolo. Poi, sotto invece, quando faccio scontrare una di queste righe con la prima colonna, questi elementi sono diversi da 0 ma si scontrano con gli zeri. Questo è 0 che si scontra con lambda 1, quindi qua vengono tutti 0. E infine qua cosa viene? Se ci fate caso viene trasposto
dn2 tilde per b. Per quale motivo? Perché quando faccio scontrare una di queste righe con una di queste colonne, questo qui non ha nessuna influenza perché si va a scontrare contro gli 6. Invece tutti gli altri prodotti sono normali e quindi abbiamo trasposto dn2 tilde per b. E poi ovviamente dobbiamo ancora fare l'altro prodotto. Scusate, qua c'era n2. Ora, vabbè. Scusate, qui è lambda 1, perché l'1 si scontrava con lambda 1. Cioè, la prima riga si scontrava la prima riga rimane uguale. Adesso, quando vado a fare questo prodotto righe per colonne, prima riga, prima colonna, lambda 1 si scontra con 1, quest'altro si scontra con gli 0, quindi rimane lambda 1. Poi, prima riga, altre colonne, stavolta è lambda 1 che si scontra con gli 0, quindi qua mi viene trasposto di b per n2 tilde. Si può fare questo prodotto? Certo, quella è una matrice 1 per n-1, quella è una matrice n-1 per n-1 e vedete che si può fare. Questo è solo per essere formalmente corretti, ma cosa viene qua non me ne può interessare di meno. Viene qualcosa. Cioè, giusto per far vedere cosa viene, far vedere che sappiamo fare i calcoli con la matrice. Ma, perché quella è la parte che sta sopra la diagonale, quindi ci può venire quello che mi pare. Io devo dimostrare solo con la matrice il triangolo larizzato. Adesso, andiamo a far scontrare una di queste righe con la prima colonna. Qua rimane come prima, lo 0 si scontra con l'1 e non con... prima si scontrava con lambda 1, ma comunque sempre 0 viene. Questi si scontrano con i 0, quindi sempre 0 viene, quindi qua vengono tutti 0. Adesso andiamo a far scontrare una di queste righe con una di queste colonne. Lo 0 si scontra... gli 0 si scontrano con gli 0, meglio ancora, perché 0 per qualche altra cosa fa 0, ma 0 per 0 ancora meglio fa 0. E cosa mi verrà qua? Mi verrà trasposto di n2 tilde b n2. E che cos'è questa? Questa è una matrice triangolare. Questa per definizione è la mia matrice C. Questa è una matrice triangolare n-1 per n-1. Qua che abbiamo lambda 1 qua e qua sotto ci sono. Quindi la matrice triangolare è super. Fine la dimostrazione. La dimostrazione è finita perché? Beh no, mezzo rigo ci manca. Quindi chi è il cambiamento? Chi è n? Chi è la matrice n? La matrice n è n1 per n2. Ovviamente la trasposta di n è uguale alla trasposta di n2 per la trasposta di n1. Abbiamo già osservato che quando si fa la trasposizione di un prodotto matriciale si fa trasposta di A per B viene la trasposta di B per la trasposta di A. E la trasposta di N per N viene la trasposta di N2 per la trasposta di N1 per N1 per N2. Questa è uguale all'identità perché questa per costruzione è una matrice. Questo è uguale all'identità, quindi rimane trasposta di n2 per n2. Ma adesso immaginate di togliere questo, andate a fare direttamente il prodotto di questo per questo. Ragionando similarmente è chiaro che qua viene 1, qua vengono tutti 0 e qua viene trasposta di n2 tilde per n2 tilde. Ma n2 tilde era una matrice ortogonale e quindi, cioè qua viene 1, 0, 0 e qua viene trasposta di n2 tilde, n2 tilde, questa è la matrice identica n-1 per n-1, poi ci avete aggiunto un 1 sopra, quindi questa qua è l'identità, diciamo, come matrice n per n. Inoltre, trasposto di n
AN, abbiamo fatto appena il conto, che è uguale a C, che è triangolare. C è una matrice. Triangolare superiore. Fine della nostra. Oh, fateci caso che l'ipotesi che tutti gli allavalori fossero lineari è stata essenziale. Se non ci stava Simonsi non poteva andare avanti. Adesso, questo risultato è potente, anche se in realtà è facile da dimostrare, non è difficile da dimostrare, è molto potente, perché noi abbiamo cambiato base solo con una rotazione. Abbiamo fatto una rotazione, avevamo la base canonica di prima e l'abbiamo rotata, abbiamo fatto la base B. Poi usiamo sempre la stessa base, in partenza e in arrivo. La matrice, che era una matrice qualunque, però con gli autovalori tutti reali, cioè quindi non proprio qualunque, doveva avere gli autovalori reali, è diventata una matrice triangolare. È chiaro? È diventata una matrice triangolare. Andiamo a vedere, battiamo il ferro finché è caldo, andiamo a vedere la conseguenza di ciò, la conseguenza importante di ciò. La conseguenza più importante, poi ce ne stanno tante altre. Allora, io oggi voglio arrivare a un punto preciso e ben definito, che è, anzi a due punti, che sono il teorema spettrale e metodi effettivi per il calcolo degli autovalori delle matrici simmetriche. Per fare questo, simmetriche reali, perché vedremo, le matrici simmetriche reali hanno tutti gli autovalori neri. Quindi rientriamo nella tipologia che abbiamo appena. Dopodiché ci facciamo un congruo numero di esercizi. Quindi non nominerò per oggi prodotti hermitiani e matrici entrate complesse, oppure le nominerò, però mi servirà solo per una piccola cosa, che tra l'altro ci servirà pure per l'equazione differenziale lineare. Quindi non nominerò però in ogni caso i prodotti hermitiani, quello lo farò la settimana prossima, perché così teniamo separate queste due problematiche. Quindi concentratevi adesso, perché il risultato è importante. Prima c'è una piccola, diciamo, cosa da verificare, che dopo è scontata, dopo la verifico, che mi interessa prima. Quindi, lemma. Questo lemma per ora lo do per scontato. Sia A appartenente a R n per n, tale che la trasposta di A uguale ad A, cioè la matrice è simmetrica.
Allora, tutti gli autovalori di A sono reali, sono in E, sono reali. Quindi, se una matrice è simmetrica, gli autovalori sono tutti reali. Questo poi lo dimostriamo. E ripeto, lo riusciamo a dimostrare senza parlare di prodotti hermitiani. La dimostrazione usuale che trovate su tutti i libri parla di prodotti hermitiani. Teorema spettrale. Oh, teorema spettrale lo potete trovare scritto in tante forme. Questa è la forma più semplice, così ce l'avete ben. Allora, qual è l'ipotesi? Sia A appartenente a R, N per N, simmetrica, lo ripeto, simmetrica significa trasposto di A uguale a A. Allora, esiste n appartenente a R, n per n, quindi esiste una matrice reale, matrice ortogonale, che significa? Che la trasposta di n per n, vai, tale che la trasposta di n a n, qua metto tra parentesi che significa che è una matrice ortogonale, tale che la trasposta di n a n è uguale a d, dove d è una matrice diagonale. Se d è una matrice diagonale, come deve essere fatto? Cosa ci deve andare sulla diagonale? Gli autovalori. Abbiamo visto che il polinomio caratteristico non cambia, e se il polinomio caratteristico non cambia sulla diagonale ci deve andare gli autovalori. Se la matrice è diagonale, fuori dalla diagonale ci deve stare. La dimostrazione è una riga. Dim sia n tale che trasposta di n a n è uguale a c, c triangolare superiore, e trasposta di n a scusate per n è uguale a. C è una matrice triangolare superiore, vi ripeto, C com'è fatta? Qua c'è lambda 1, lambda n, qua tutti i zeri, e qui a priori a quello che gli pare. Questo è il risultato che abbiamo dimostrato 3 minuti fa, no? Quindi, con la matrice ortogonale, con un'opportuna matrice ortogonale, io la matrice la faccio diventare triangolare. Andiamo a fare la trasposta di C. La trasposta di C come si fa? Si fa la trasposta partendo da destra verso sinistra. Quindi viene la trasposta di N, poi c'è la trasposta di A, e poi c'è la trasposta di N che fa N. Ma la matrice com'era? Simmetrica, la matrice A. E quindi qua posso scrivere trasposta di N a N, ma questo chi è? Era ancora? C. Cioè, se la matrice di partenza era simmetrica e cambiate base in modo ortogonale, cioè con una rotazione, la matrice continua a essere simmetrica. Beh, allora, se C è simmetrica e qua sotto c'ha tutti i zeri, qua sopra deve avere pure tutti i zeri.
Quindi C è uguale a D è uguale lambda 1, lambda n, 0. Fine della discussione. Però, cosa abbiamo dimostrato noi? Abbiamo dimostrato tanti fatti insieme, oddio, è la conseguenza, è l'arrivo di un percorso, quindi è chiaro che abbiamo dimostrato tanti fatti. Abbiamo dimostrato che la matrice è diagonalizzabile, quindi se la matrice è simmetrica, avendo già dimostrato per altra via che gli autovalori sono tutti reali, cosa abbiamo dimostrato? Che esiste una base ortogonale fatta da autovettori. Perché quando la matrice l'ho messa così, adesso, rispetto a questa matrice qua, scusate, rispetto alla base che mi dà questa matrice qua, cioè rispetto alla base che ha n come matrice di passaggio, partendo dalla base canonica, base canonica, matrice di passaggio n, trovo una nuova base B. Ok? Rispetto alla base B, la matrice è diventata diagonale, che significa che AV1 fa lambda 1 V1, che AV2 fa lambda 2 V2, che AVN fa lambda N VN, cioè che V1 VN, la nuova base, è fatta da autovettori, ciascuno rispetto al autovalore lambda 1, lambda 2, lambda N. Vi ricordo che quando schiamo gli autovalori in questo modo, gli autovalori ovviamente possono essere ripetuti, cioè non devono essere forse distinti. Per esempio posso avere, che ne so, l'autovalore 3 che compare due volte, quello il 5 che compare tre volte, che ne so. È chiaro? Beh. Oh. Questo risultato va sotto il nome di teorema spettrale. E però uno può dire sì, però è incompleto perché tu hai provato, hai diciamo usato questo risultato, hai usato questo lemma, e dimostriamo anche il lemma. Lo faccio a parte perché comunque questo è la cosa primaria da dimostrare. Adesso andiamo a mettere a posto anche questo dettaglio, ma insomma. Oh, vabbè, niente, volevo dire un'altra cosa, ma meglio non introdurre distrazioni. Allora, andiamo a dimostrare il lemma. Allora, qua ci viene in soccorso un concetto che abbiamo già sviluppato, che è quello di spazio ortogonale. Facciamo questo, chiamiamo lemma 1. Per dimostrare il lemma 1 facciamo un altro lemma prima, lemma 2.
sia a una appartenente n per n, una matrice simmetrica. Trasposto di A uguale a adesso, se la base fissata è la base canonica, non mi fate scrivere Φ di U invece di A di U, scrivo direttamente A, A per U, anche se è un leggero abuso di notazione. Sia U grande un sottospazio, chiamiamolo W grande, un sottospazio di Rn. A W per definizione è uguale all'insieme degli A W tale che W piccolo appartiene a W. Cioè è l'immagine di W tramite l'applicazione associata ad A tramite A. Ok? Io prendo i vettori W, l'insieme W grande, li trasformo. Allora, qual è la tesi? Tesi A W è contenuto in W se e solo se A W ortogonale è uguale, è contenuto in W ortogonale. Uno, i vettori, allora, che significa questo? Significa che io ho un sottospazio, a questi vettori applico A. Complessivamente, i vettori del sottospazio non escono dal sottospazio stesso. Non vuol dire che i vettori rimangono uguali o rimangono allineati, cioè sono autovettori. Non vuol dire questo, vuol dire che il sottospazio, un sottospazio del genere si chiama invariante. Perché c'era W, ci applico A, rimane dentro W. Allora, dimostrazione. Allora, ovviamente noi sappiamo che W è un sottospazio di dimensione finita, quindi sappiamo che allora facciamo questa osservazione. Poiché sappiamo che l'ortogonale dell'ortogonale è uguale allo spazio di partenza, basta mostrare la freccia che va da sinistra verso destra. Questo perché? Se mostriamo che se W è invariante, W ortogonale è invariante, applicando questo ragionamento a W ortogonale, se W ortogonale, W ortogonale ortogonale è invariante, ma W ortogonale ortogonale è W, e quindi se vale la freccia da sinistra verso destra, vale anche quella da destra verso sinistra. Qua, ok. Questo qua, per questa condizione qua, se solo se per definizione W è invariante rispetto a dimostriamo, allora, dimostriamo
la freccia che va da sinistra verso destra. Allora, sia V appartenente a W ortogonale e sia W appartenente a W. Ok? Devo dimostrare, che V scalare a W fa zero. Scusate, a V scalare W fa zero. Perché? Questo è un vettore generico di W. Se a V scalare il vettore generico di W fa sempre 0, vorrà dire che A V è un elemento di V ortogonale. Ed è finita la dimostrazione. Ma A V scalare W, come si fa? Se vi ricordate, il prodotto scalare canonico si fa il trasposto dell'elemento di sinistra per il trasposto dell'elemento di destra. I vettori stanno messi per colonna, eh? Quindi qua abbiamo trasposto di V che è messo per V per trasposto di A per W. Quindi trasposto elemento di sinistra si fa sempre il trasposto di quello di destra per trasposto di sinistra per questo. Ma questo è come dire V scalare trasposto di A W. Vedete, se io questo è un prodotto riga per colonna. Posso leggere questo, per W, oppure posso leggere questo, per questo. Se leggo questo è il trasposto di V, quindi nel prodotto scalare ci devo mettere non trasposto di V, ma V qua, e qua ci devo mettere quello che mi trovo, perché questo non veniva trasposto. Quindi ci devo mettere trasposto di A per W. Adesso, per ipotesi, la matrice com'è? È simmetrica. Quindi, in poche parole, riepilogo. Quando voi fate a V scalare W, potete sempre spostare la matrice dall'altra parte. Per una matrice qualunque, se la spostate dall'altra parte, dovete passare alla trasposta, quando fate il prodotto scalare canonico. Se la matrice però è simmetrica, la trasposta è uguale ad A. Quindi la potete spostare a sinistra e a destra come B. Pari, il prodotto scalare non cambia. Però io cosa so? Per ipotesi, siccome stiamo andando da sinistra verso destra, so che AV doppio è un elemento di V doppio. Questo invece è un elemento di V doppio ortogonale, perché V doppio è Riemanniano. Allora, qua c'è un elemento di V doppio. Questo è un elemento che sta nel suo ortogonale, quindi il prodotto scalare fa 0, che è quello che volevo dimostrare. Quindi, una cosa importante da ricordare è che se una matrice è simmetrica e globalmente mi mantiene uno spazio, va in se stesso, cioè mi modifica chiaramente lo spazio ma senza uscire dallo spazio stesso, allora sull'ortogonale fa la stessa cosa. Questo è il motivo per cui vedremo che le matrici simmetriche ammettono una base di vettori ortogonali, perché quelle avranno un autovalore e un autovettore. Adesso gli altri autovettori, lato spazio relativo a quell'autovalore è invariante, perché lato spazio sono vettori che vanno nei multipli di se stessi e quindi vanno sempre nello stesso spazio. Allora vuol dire che pure l'ortogonale sarà invariante e sull'ortogonale ci saranno gli autovettori relativi agli altri autovalori. Questo più o meno è il concetto. Quindi il lemma 2 è stato dimostrato. Adesso dobbiamo dimostrare il lemma 1. Già ce l'abbiamo scritto e cancelliamo il resto e ci scriviamo dimostrazione.
Dimostrazione. Facciamo prima la base.